e benvenuti a tutti voi. Siamo a ridosso delle festività, in questo momento difficile, ma questo non ci sottrae dalla sfida di dare un respiro al futuro delle nostre aziende. In questo periodo di grande incertezza, siamo chiamati ad agire con prudenza, ma anche con visione. In Parlamento, proprio in queste ore, si sta discutendo e approvando la legge finanziaria, che prevede la proroga sia di bonus che di super bonus fino al 2022. E potremmo chiederci se questo è un tempo sufficiente per una programmazione efficace per le nostre aziende. Questo è uno degli aspetti che affronteremo nell'incontro di oggi con il nostro relatore, l'ingegner Luca Rollino, al quale, prima di entrare nel merito, chiedo un commento sull'articolo uscito proprio in questi giorni su Milano Finanza, che cita un sondaggio secondo il quale, proprio in questo periodo di restrizioni, 7 italiani su 10 sono disponibili all'acquisto di immobili. E questa propensione è proprio favorita in particolare dai mini mutui e dai molti bonus approvati anche negli ultimi mesi. Che cosa ne pensi, Luca? Grazie mille Simona e grazie a tutti voi dell'invito. Innanzitutto una buona sera a tutti. Mi dispiace non poterci vedere di persona, ma purtroppo questo è il periodo e questo ci tocca. Allora, quanto tu hai segnalato, Simona, è secondo me sensato, ovvero ha un senso se lo andiamo a inquadrare all'interno di quello che è il contesto storico, sociale e, passatemi in termini, architettonico che stiamo vivendo. Che momento stiamo vivendo? Stiamo vivendo un periodo storico travagliatissimo, difficilissimo, ma all'interno del quale c'è stata una radicale mutazione di quello che è la concezione dello spazio in cui noi viviamo, spazio costruito all'interno del quale noi viviamo. Ovvero, non abbiamo più l'ufficio come luogo all'interno del quale trascorriamo molte ore durante il giorno, ma abbiamo introdotto nel mondo italiano, nel mondo del lavoro italiano, quello che tutti chiamano smart working, ma in realtà è un home working. Lo smart working è un lavoro distribuito, nel senso io lavoro ovunque purché abbia una connessione wifi. L'home working è io non mi muovo da casa. Ecco quindi che quelle che sono le abitazioni pensate per i primi 10 anni del 2000, cioè abitazioni all'interno delle quali alla fine si mangia, si dorme, ci si lava e poi si passa pochissimo tempo, perché fisicamente si è sempre in ufficio, sono diventati luoghi anche di lavoro e non sono in questo momento assolutamente attrezzati. Quindi da una parte abbiamo la domanda che si è spostata su abitazioni che siano più adeguate a quello che è uno scenario che è, come dire, molto probabile, ovvero persone che staranno in home working per molto tempo, anche in futuro. Ormai alcuni scenari che sono stati invece sviluppati dalla SDA Bocconi ci dicono che per i prossimi 7 anni il peggior investimento che si possa fare nell'ambito real estate è sugli uffici. Perché? Perché gli uffici di fatto non saranno più oggetto di interesse da parte delle grandi aziende che dislocheranno per tante ragioni a casa o comunque in un altro luogo i dipendenti. Quindi le case dovranno essere adeguate. A fronte di questa domanda che si sta spostando verso case più grosse, con spazi più attrezzati, con spazi adeguati ad accogliere anche un'attività lavorativa, abbiamo un'offerta che non è in questo momento ancora adeguata, ma che può adeguarsi molto rapidamente sfruttando quelli che sono appunto gli incentivi che danno la possibilità di spingere moltissimo sulla riqualificazione o sulla sostituzione architettonica. In questo caso si deve distinguere quelli che sono due modelli di intervento, quello della ristrutturazione edilizia e quello della ristrutturazione architettonica, diciamo edilizia per sostituzione, cioè demolizione e ricostruzione. In entrambi i casi l'utilizzo dei bonus genera una forte accelerazione per le imprese che sono interessate a entrare in questo meccanismo, a offrire un prodotto di valore, di qualità alle persone che si trovano di fronte a questo importante momento di scelta, che hanno vissuto
sulla loro pelle che cosa significa vivere all'interno di spazi piccoli e non adeguati ad accogliere un lavoro in casa. A fronte di questo poi c'è anche un sistema bancario che, grazie al basso costo del denaro, è in grado di offrire prodotti commerciali, quindi prodotti retail, estremamente accattivanti per chi voglia acquistare casa. Mi sembra che mutui a tasso fisso e a tasso variabile così bassi come in questo periodo assolutamente non ce ne siano. Tra le altre cose, considerate l'aspetto, come dire, stimolante, cioè lo stimolo che può essere dato da utilizzare un mutuo edilizio, un mutuo per ristrutturazione, con cui io vado ad acquistare un immobile e mi faccio finanziare dalla banca per ristrutturarlo, e la possibilità di fruire, ad esempio, della cessione del credito. Quindi io posso farmi finanziare dalla banca e poi cedere parte del credito, tutto parte del credito che ho generato, al fornitore piuttosto che a un'altra banca, un altro interlocutore, e in questo modo rientrare molto rapidamente nella liquidità che io ho investito. Cioè, ci sono delle situazioni tali per cui effettivamente acquistare casa e riqualificarla, o acquistare una casa già riqualificata, è veramente molto semplice e molto conveniente. Quindi mi sembra in qualche modo logico che le persone si stiano orientando, anche perché non dobbiamo dimenticarci che l'Italia è forse il paese, in Europa sicuramente, ma mi verrebbe da dire al mondo, con la più alta percentuale di case di proprietà e con un attaccamento all'immobile affettivo, economico, come non si riscontra da nessun'altra parte. Infatti in Italia l'immobile ha un valore importante, anche se purtroppo l'immobile è pesantemente tassato e quindi non sempre risulta essere un investimento comparabile con altri investimenti più immateriali come quelli veramente finanziari. Grazie mille Luca. Vuoi farci un po' il punto della situazione attuale dei bonus, diciamo una visione generale così da introdurre un po' l'argomento? Assolutamente sì. Per fare questo, se consentite, vado a condividere una slide. In questo momento dovreste riuscire a vedere tutti questa rapidissima slide che riassume quello che è lo stato delle detrazioni e dei bonus in ambito edilizio attualmente attivi. Faccio una premessa. Questa è una slide generica, ma l'aspetto più importante delle detrazioni che sono oggi a disposizione degli operatori del settore è che, al di là del 110%, che difficilmente si applica quando ci sono degli sviluppatori, quando ci sono degli immobili merci o degli immobili di patrimonio, tutte le altre aliquote di detrazione si possono applicare a quelli che sono gli immobili merci e gli immobili di patrimonio. Quindi, a tutti gli effetti, noi abbiamo una situazione estremamente favorevole per l'utilizzo delle detrazioni, per ridurre quella che è l'esposizione finanziaria da parte dello sviluppatore dell'impresa che va a riqualificare l'immobile, e di conseguenza per dare un prodotto di qualità all'acquirente finale a un prezzo estremamente conveniente. Allora, cerchiamo un attimo di inquadrare quelle che sono le detrazioni e gli incentivi in ambito immobiliare. Noi abbiamo il meccanismo della detrazione. Il meccanismo della detrazione è ormai conosciutissimo. Cioè, di fatto io pago e poi porto in detrazione un'aliquota della spesa che ho sostenuto. L'aliquota varia in funzione del tipo di intervento e può essere un'aliquota bassa, 50%, tanto per dire, per una ristrutturazione generica, e questa aliquota può salire fino all'85% dell'ecosisma bonus e al 90% per il bonus facciato. Ci sono poi altri piccoli incentivi, ad esempio il bonus per la sistemazione a verde piuttosto che il bonus mobili, che sono incentivi a corollario di tutte quelle che sono le detrazioni veramente corpose. Da segnalare che a parte il 110%, tutti gli altri bonus, cioè dal 50% per l'eco bonus generico fino all'85-90%, sono bonus che possono essere fruiti tanto da soggetti IRES quanto da soggetti IRPEF.
Questo è un aspetto fondamentale, perché se lo andiamo ad unire con la circolare dell'Agenzia delle Entrate del maggio del 2020, maggio-giugno 2020, con cui si va ad accettare che anche gli immobili merce, gli immobili patrimonio, possono essere riqualificati facendo ricorso a quelle che sono le detrazioni fiscali, ecco che per le imprese c'è una grandissima occasione di intervenire a costo, non dico zero, ma estremamente ridotto. Considerate un altro aspetto, che tutti questi bonus sono bonus che possono essere in qualche modo trasformati in credito d'imposta cedibile. Quindi tutti questi bonus, con l'articolo 121 del decreto legge 34 del 2020, il decreto legge rilancio, convertito poi in legge dalla legge 77, sono dei bonus che possono agevolmente essere tramutati in un credito che può essere ceduto a banche o ad altri interlocutori. Considerate che le banche vanno, ovviamente generale, vanno a valorizzare queste detrazioni, questi crediti di imposta, al 90% del loro valore reale, se sono crediti di imposta che rientrano in 5 anni, all'80% del loro valore reale se sono crediti di imposta che rientrano in 10 anni. Se ragioniamo ad esempio su un bonus facciate, tanto per dire che è stato prorogato fino a fine 2021, e dà la possibilità di portare in detrazione sino al 90% delle spese sostenute per riqualificare le facciate visibili da spazio pubblico, capite che a fronte di una spesa di 100, il costo reale che dovremo andare a sostenere sarà soltanto 28, scusate, ovvero 10 più il 20% di 90, quindi 28 anziché 100 come spesa. Se considerate che il bonus facciate è facilmente applicabile in tutti quelli che sono gli immobili collocati nei centri storici delle principali città, Milano, Roma, Torino, tutte le città del Veneto, Bologna e quant'altro, ebbene, facilmente vedete conto come questo sia un bonus molto accattivante per le imprese, che possono tranquillamente, attraverso il meccanismo dello sconto in fattura e successiva cessione del credito di imposta alla banca, rientrare all'interno dell'investimento molto rapidamente. Queste detrazioni possono essere, diciamo, fruite in contemporanea tutti insieme. Attenzione, perché la fruizione delle detrazioni presuppone una costruzione dell'operazione molto dettagliata, cioè tutte le detrazioni che vedete riportate in questa slide possono essere utilizzate insieme all'interno dello stesso intervento, purché su voci di spesa diverse siano applicate detrazioni diverse. Oppure, detta in modo molto semplice, purché una stessa voce di spesa non sia agevolata con più di una detrazione. Per fare questa operazione è necessario avere una struttura tecnica, fiscale, giuridica, economica, molto robusta e costruita ad hoc sin dai primi momenti. Perché la cosa che bisogna evitare quando si fruisce delle detrazioni è fare come purtroppo si faceva fino a qualche anno fa, cioè arrivo alla fine e vedo che cosa posso portare in detrazione. Se vogliamo costruire delle operazioni con l'utilizzo delle detrazioni e la cessione del credito, questo modus operandi è assolutamente da evitare, è fortemente sconsigliato, perché nella migliore delle ipotesi si sono perse delle importanti occasioni, ma bene o male si porta a casa qualcosa. Nella peggiore delle ipotesi non si porta a casa nulla e ci si mangia le mani, perché evidentemente è stata un'occasione persa. Bisogna quindi costruire l'operazione anche da un punto di vista contrattuale, anche da un punto di vista dei rapporti col committente finale, in modo molto robusto. Perché bisogna costruire il tutto da un punto di vista contrattuale estremamente forte? Perché evidentemente le detrazioni seguono l'immobile, quindi bisogna fare in modo che l'utilizzo di una detrazione, anziché darla in fruizione all'acquirente piuttosto che al committente finale, sia regolamentata e quindi non ci sia mai qualcuno che successivamente dica: tu hai fruito di una detrazione che spetta a me, ok? Anche questo aspetto deve essere regolamentato, tanto più che vedo che è collegato qui con noi un carissimo amico con cui stiamo lavorando benissimo da questo punto di vista, che è l'avvocato Alessandro Palma, con cui effettivamente abbiamo
scandagliato questi aspetti in modo estremamente profondo, perché evidentemente la costruzione del rapporto tra impresa e committente deve essere regolamentata sin dall'inizio. Gli aspetti legali non sono da meno, così come gli aspetti finanziari. Che cosa bisogna evitare? Bisogna evitare che, individuata una banca che sia disponibile ad acquistare il credito, a un certo punto la banca dica: no, io il credito non te lo acquisto perché l'operazione non è stata impostata nel modo corretto. Vi faccio un esempio: noi siamo advisor di alcune piccole banche del territorio. Tra le prime pratiche che le banche ci hanno passato, che cosa facciamo? Facciamo quello che in modo decisamente più importante Protos piuttosto che Eaglewise fanno per Unicredit, BPM e quanti altri, no? CRIF lo fa per Monte dei Paschi, insomma, analizziamo dal punto di vista tecnico quelle che sono le pratiche che sottendono un acquisto di credito, le pratiche dal punto di vista tecnico, evidentemente. Allora, una delle prime pratiche che ci è capitata era stata costruita in questo modo. Sulla relazione c'era scritto, questa non è una riqualificazione energetica. L'immobile non è soggetto al duplice salto di classe. Peccato che lui stava chiedendo un finanziamento per il 110% super ecobonus. A che vai a chiamare il tecnico e scopri che lui aveva fatto questa scelta in quanto il tecnico comunale gli aveva consigliato di costruire l'operazione in questo modo. Ma capite che una cosa di questo genere non è accettabile, perché la prima cosa che abbiamo fatto è stato interrompere il finanziamento fino a quando la pratica non è stata ripresentata nel modo corretto. Cioè, dal punto di vista finanziario devi sapere bene chi è il tuo interlocutore, qual è il modello che stai utilizzando, quali documenti ti servono e soprattutto come dialogare con il tuo interlocutore. Cioè, se il finanziamento è incondizionato, oppure se, e allora ovviamente il finanziamento ti costa molto di più, oppure se il finanziamento è condizionato all'approvazione da parte di un ente di controllo che evidentemente è, diciamo, riduce il rischio per la banca acquirente, ma può rallentare pesantemente o stoppare il tuo processo di alienazione del credito. Queste detrazioni evidentemente devono essere conosciute, perché bontà loro, i nostri governanti negli ultimi anni si sono divertiti a utilizzare modelli, procedure e strutture diverse per darci la possibilità di fruire delle detrazioni. Il bonus ristrutturazione, ad esempio, che è un bonus solo per soggetti IRPEF, solo per persone fisiche, è cedibile, ma soltanto per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e manutenzione ordinaria su parti comuni. Il comma 1 è cedibile. Il comma 3 dell'articolo 16 bis del TUIR non è cedibile, ma per estensione potrebbe essere cedibile, come alcune interpretazioni stanno dicendo. Cioè, sono detrazioni per le quali non c'è un'assoluta certezza, ovvero c'è certezza che si possano fare, ma quelle che sono le estensioni e le interpretazioni sono di volta in volta da interpretare, appunto, e sono da interpretare avendo l'accortezza di mappare quotidianamente, come noi facciamo, tutti quelli che sono gli interpelli che escono da parte dell'Agenzia delle Entrate. In ordine di, come dire, importanza, noi mappiamo gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate, poi ci sono le FAQ dell'Enea, poi ci sono le FAQ del MISE e in ultima istanza ci sono le FAQ del MEF. Dico in ultima istanza perché le FAQ del MEF che sono state pubblicate di recente, da un punto di vista fisico-tecnico o ingegneristico in generale, contengono alcune inesattezze pacchiane, no? E quindi le consideriamo l'ultima fonte del non diritto, visto che tutte queste fonti non sono fonti di diritto, ma sono semplicemente indicazioni che possono aiutare a costruire eventuali operazioni e strutture difensive in caso di contestazione. L'ecobonus, ad esempio, o il, diciamo, l'ecobonus ordinario o l'ecobonus condominiale, segue regole abbastanza semplici. Mentre già se ci spostiamo nell'ambito del sisma bonus o del ecosisma bonus è già più complesso, in quanto serve un'asseverazione iniziale, un'asseverazione finale dal punto di vista strutturale, anche se non usiamo il 110%. Il bonus facciate forse è più semplice, ma richiede una verifica di quello che è il contesto urbanistico all'interno del quale si trova l'immobile. E guardate bene, l'Agenzia delle Entrate ha detto: noi vogliamo che, anzi, la legge dice l'immobile deve trovarsi in zona urbanistica A o B. Uno dice: qual è il problema? Peccato che
zona urbanistica A o B è stato sancito dal decreto ministeriale 1444 del 68 e non tutti i piani regolatori o sono adeguati o sono ancora adeguati a questa organizzazione dal punto di vista del governo del territorio, ok? Quindi vuol dire che magari ci sono delle zone di Milano che sono l'equivalente della zona A e della zona B, ma non basta l'autocertificazione del professionista dicendo questo immobile effettivamente è in una zona urbanistica che può rientrare in quel contesto. Serve il documento scritto da parte dell'ente, dell'ente comunale, no? Dell'ente pubblico. E ovviamente immaginatevi a farvi rilasciare da un comune, magari non di un piccolo paesino, ma da un comune di, diciamo, una città metropolitana, un certificato per poter procedere, capite che i tempi si dilatano enormemente, perché altrimenti in caso di contestazione potreste vedervi tolta la deliberazione in quanto non avete il documento che attesta l'effettiva sussistenza della zona richiesta dalla legge di bilancio per il bonus parziale. Ad esempio, il bonus verde e il bonus mobili non sono cedibili, sono fruibili se messi in abbinamento con gli altri bonus, soprattutto il bonus mobili, ma non sono cedibili. Così come il bonus colonnine, bonus per l'installazione delle colonnine di ricarica delle auto elettriche, ebbene questo bonus non è cedibile se non è messo al traino di qualche intervento trainante 110%. Ma se è messo al traino, allora è cedibile. Quindi capite che effettivamente ogni bonus ha la sua regola, ogni bonus ha i suoi requisiti soggettivi e oggettivi e saperli correlare è quasi diventata un lavoro. Soprattutto correlarli è necessario prima di iniziare qualsiasi operazione, anche perché la correlazione di questi bonus genera degli scenari di applicazione tale per cui tu puoi avere l'applicazione di determinati bonus con una detrazione ottenibile abbastanza alta ma non altissima e un rischio inesistente, pressoché nullo, oppure puoi forzare la mano, quindi applicare più detrazioni possibili, eventualmente esasperando alcuni concetti, con un rischio più alto, ma magari la tua detrazione, anziché essere da 600.000 euro, diventa una detrazione da 1.500.000. A quel punto lì sta a te, imprenditore, capire quale genere di situazione vuoi perseguire e in quale genere di situazione vuoi andare ad operare. Consideriamo che oltre a queste detrazioni ci sono poi gli incentivi legati a titoli di efficienza energetica e conto termico, che comunque possono essere impiegate e senza ombra di dubbio rappresentano un ulteriore vantaggio quando ci sono di mezzo anche soggetti che non sono soggetti privati, ma sono soggetti di diritto pubblico. Ad esempio il conto termico è uno strumento interessante quando si ha a che fare con la pubblica amministrazione, così come i titoli di efficienza energetica. Poi c'è il discorso del 110%. Ecco, il 110% rappresenta un'occasione per le imprese da due punti di vista, da tre punti di vista. Il primo punto di vista è l'impresa che vuole fare da general contractor, quindi l'impresa che vuole andare a fare interventi di qualificazione gestendo l'intera operazione, acquisendo il credito e quindi avendo a disposizione una capacità finanziaria importante, andando ad alienare quello che è il credito d'imposta che nasce tramite l'applicazione del super eco super sisma. Poi c'è l'impresa che invece fa sviluppo immobiliare. A questo punto il 110% può essere utilizzato in caso di sostituzione edilizia, demolisco e ricostruisco, e quanto vendo genera per l'acquirente una detrazione del 110% fino a 96.000 euro di spesa, che diventano quindi un credito di 105.600 euro a ogni unità immobiliare venduta, oppure l'impresa sviluppatrice può utilizzare le aliquote ordinarie andando a generare un credito di imposta per l'intervento sul bene merce, sul bene patrimonio, e a questo punto individua una banca in cui andare a cedere questo credito di imposta. Un'altra soluzione che è perseguibile per l'impresa, che a questo punto ha tre possibili scenari di fronte: uno general contractor, l'altro demolisco, ricostruisco e vendo, e la terza soluzione è quella di utilizzare delle aliquote ordinarie per andare a
ridurre quella che è la propria esposizione finanziaria. In realtà l'impresa avrebbe un'altra opportunità di operare col 110%, ed è quella per cui all'interno di un condominio l'impresa possiede delle unità immobiliari che è interessata a riqualificare. Quindi immaginatevi un grosso immobile in cui noi abbiamo una prevalenza residenziale, perché è questo quello il condominio su cui possiamo andare a lavorare. Su questo immobile l'impresa, in questo immobile l'impresa ha magari, non so, 30, 40 unità immobiliari su 100, tutte a destinazione d'uso residenziale. Allora il 110% diventa un'occasione di lavoro per l'impresa, ma anche di riqualificazione dell'immobile all'interno della quale ci sono le sue unità immobiliari. Considerate che gli interventi trainanti sulle parti comuni, che vanno al 110% di natura sismica o di natura energetica, possono essere portati in detrazione anche da una persona giuridica, purché sia condomina all'interno dell'immobile. Mentre le parti su, diciamo, gli interventi su parti private, che saranno trainati, non possono essere fruiti da persone giuridiche con aliquota al 110, ma possono essere fruiti da persone giuridiche con aliquota al 50, 65, 70%. E quindi a tutti gli effetti vuol dire che per questi interventi la nostra impresa, che procede anche a riqualificare delle unità immobiliari magari dall'interno, può essere fortemente avvantaggiata, perché attraverso questo meccanismo riduce la sua esposizione finanziaria, ha bisogno di farsi finanziare di meno dalle banche, ma alla fine ottiene un immobile riqualificato estremamente appetibile sul mercato. Per riuscire a generare il corretto trade-off nei confronti del cliente, dell'acquirente finale o del committente che opera da questo punto di vista, il mio consiglio è quello di, diciamo, non essere, passatemi il termine, troppo ingordi, ovvero bisogna cercare di lavorare in modo tale da fornire a prezzo di mercato quello che è un prodotto della fascia alta del mercato. Cioè l'obiettivo degli incentivi è quello di rilanciare l'edilizia. È chiaro a questo punto che se io vado a piazzare sul mercato un immobile a prezzo pieno, una volta che l'ho riqualificato, e però l'immobile è ordinario, il comportamento non va bene, perché chiaramente è un vantaggio solo per me, visto che ho utilizzato le detrazioni. In questo caso è molto più interessante, ed è un'analisi che noi normalmente proponiamo, cercare di capire quali sono le caratteristiche di un immobile top di gamma. Quindi immaginatevi una zona, perché poi bisogna sempre ragionare a location, no? Quindi immaginatevi una location. Si cerca di capire quali sono le caratteristiche di un immobile top di gamma per quella location. A quel punto, utilizzando le detrazioni, si va a proporre un immobile con quelle caratteristiche top di gamma a un valore di mercato. Noi sappiamo benissimo che determinate caratteristiche non incidono poi così pesantemente sul prezzo di realizzazione, ma incidono pesantemente sul prezzo di vendita. Quindi, a fronte di un leggero extracosto in aumento, noi abbiamo la possibilità di vendere molto più rapidamente dei prodotti di estrema qualità a un prezzo assolutamente di mercato. Quindi, da un punto di vista dei ricavi, non ci cambia assolutamente nulla. Anzi, il fatto di poter fruire del meccanismo dello sconto in fattura sugli investimenti che facciamo ci dà la possibilità, evidentemente, di essere ancora più competitivi. Uno, da un punto di vista di costruzione dell'operazione, perché abbiamo meno oneri finanziari da sopportare. Due, da un punto di vista di marketing. Cioè, in un periodo in cui comunque l'invenduto in molte zone, in molte città italiane è tanto, possiamo proporre qualcosa che è di eccellente qualità a un prezzo abbordabile, o perlomeno un prezzo di mercato, passatemi dire, normale, e in questo modo la possibilità di alienazione è molto più importante, e l'alienazione dovrebbe avvenire in modo ancora più rapido rispetto a quanto normalmente avvenga in condizioni ordinarie. Quindi questo è un ragionamento che deve essere fatto, perché in alcuni casi ho visto alcuni soggetti a cui sono brillati gli occhi a forma di euro, che hanno iniziato a dire: vabbè, ce lo sconto in fattura, quindi io vendo allo stesso prezzo di prima, ma evidentemente ho un vantaggio da un punto di vista economico molto importante, perché utilizzo lo sconto in fattura. E non è così, perché comunque il committente o l'acquirente finale ormai è esperto di queste tematiche, sa che ci possono essere degli sconti, quindi si aspetta uno sconto, o perlomeno a fronte di un prezzo
di mercato si aspetta delle caratteristiche decisamente più interessanti. Quali siano queste caratteristiche più interessanti? È evidente che dipende ormai dalla zona. In alcune zone ci sono le caratteristiche sono più legate all'automazione, alla building automation, alla domotica, all'alta efficienza energetica. In altre condizioni le caratteristiche sono legate ai maggiori spazi, magari alla possibilità di avere un balcone, magari avere la possibilità di una vista panoramica. Quindi dipende da quella che è la zona in cui ci andiamo a inserire, è evidente. Non tutte le zone hanno, passatemi il paragone, gli stessi gusti, no? Non tutti gli acquirenti di determinate zone hanno gli stessi desiderati. Però, tarando nel modo corretto il prodotto in funzione delle richieste di una determinata zona e di una determinata città, si è in grado di costruire un'operazione immobiliare estremamente appetibile per gli acquirenti o per i committenti e contemporaneamente si ha la possibilità di fare tutto questo con un'alta redditività. Soprattutto se utilizzati nel modo corretto, le detrazioni danno la possibilità non tanto di migliorare la redditività unitaria della singola operazione, ma danno la possibilità di aumentare quella che è la portata delle operazioni, ovvero di replicare, di moltiplicare le operazioni in contemporanea. Quello che normalmente veniva fatto per una sola, o meglio, quanto veniva normalmente investito per una sola operazione, adesso può essere investito per portare avanti in contemporanea tre operazioni. E questo per le imprese non è niente male, perché a parità di redditività in termini assoluti si sono triplicati gli introiti e quindi evidentemente gli utili. Ti ringrazio molto, Luca. Voglio ricordare a tutti che avremo poco più di un'ora per porre le nostre domande all'ingegner Rollino, quindi vi chiedo di scrivere nella chat nella prossima mezz'ora, così cercheremo di rispondere a tutti. Mi sembra una grande opportunità perché Luca ha parlato e sono emersi anche per me un sacco di domande. Do ora la parola a Pier Giorgio Ursi, così voi avete tempo di scrivere le vostre domande con calma sulla chat. Pier Giorgio lavora prevalentemente su Milano con la sua attività e quindi vorrei chiedere a lui quali dinamiche hanno determinato i bonus sul mercato edilizio milanese, che sappiamo è il più performante in termini di valori e di volumi in Italia. Pier Giorgio, vuoi raccontarci? Sì, grazie Simona. Ciao, buonasera a tutti. Grazie all'ingegner Rollino che ci ha esplicato bene il panorama, diciamo, futuribile. E penso che siano tutti contenti gli amici collegati stasera di sentire queste, diciamo, ipotesi. Chiaramente, allora, parlando anche appunto con Simone e con Ruggero, la tematica è veramente interessante, però chiaramente pone una serie di problematiche, perché le buone intenzioni poi alla messa a terra e alla programmazione delle aziende rispetto alle opportunità che lo Stato ci concede, effettivamente di difficoltà ce ne sono molte. Ad esempio, faceva bene lei e mi ci ritrovo molto sulla, come dire, no, valorizzazione di un patrimonio, cioè dare al cliente qualcosa in più rispetto a un corrispettivo più accattivante, più come dire, che abbia un'incidenza inferiore rispetto alle tasche di chi poi va ad acquistare gli immobili. Questo però, come dire, all'interno della programmazione aziendale è molto complicato, tanto è vero che io e Ruggero spesso ci sentiamo perché facendo più o meno lo stesso mestiere ci sorgono domande abbastanza importanti per la programmazione della propria azienda. Cioè, ad esempio, nel settore immobiliare, da quando uno pensa a un'operazione, cioè, come dire, la contrattualizza, la progetta, la realizza e concede le chiavi, cioè va dal notaio per consegnare le chiavi al cliente, passano 3 anni, ma e forse più, perché al di là della programmazione aziendale ci sono tutta una serie di fattori esterni che non dipendono, come dire, dalla bravura o dall'efficienza dell'impresa,
ma di fattori esterni che determinano tutta una serie di condizioni. Cioè, ad esempio, banalmente, per ottenere un permesso di costruire, se anziché 3 mesi ce ne vogliono 9, evidentemente cosa succede? Che calando questa programmazione dentro un rinnovare degli incentivi di anno in anno, cioè il governo 2021, poi sarà 2022, poi sarà 2023, ma come si può programmare un'operazione rispetto a dei rinnovi annuali quando la durata può essere di 2, 3, a volte anche più anni? Quindi questa è già una prima problematica, nel senso che durante questo periodo ci si approccia alla clientela, quindi con quale listino rispetto a quello che diceva prima l'ingegner Rollino ci si pone di fronte alla clientela? Che cosa si promette in vendita, sia ristrutturato sia nuovo, ai clienti? Questa è una problematica, una delle tante problematiche che non permette al lavoro, perché mi sembra più interessante. Direi che, come dire, avere delle risposte che poi fossero anche propositive, no, a chi poi decide le sorti, diciamo, di queste conduzioni di agevolazioni fiscali, mi sembra determinante che esca proprio da un contesto di operatività sul campo, che può essere appunto all'interno degli operatori che stasera compongono il nostro incontro. Grazie, buon lavoro. Luca, non so se vuoi dare una risposta su questo tema a Pier Giorgio. Ovviamente un tema complicato. Molto complicato, perché è un tema che prescende dalle nostre possibilità, nel misura in cui purtroppo il non rendere strutturale quelle che sono le detrazioni e muoversi di proroga in proroga, di anno in anno, è una delle cose peggiori che il governo abbia sempre fatto nell'ambito dell'edilizia. Oltre ad aver sempre tassato gli immobili quasi oltre ogni accettabilità possibile. Tempo fa ho fatto un calcolo dove, a fronte di un affitto di 12.000 euro, alla fine se ne dava allo Stato qualcosa tipo 2.500 tra IRPEF, IMU, TARI e tutto il resto. Quindi, voglio dire, l'immobile è sempre stato visto dallo Stato, da un certo punto di vista, come una grande fonte di reddito, anche perché, diciamo, non può scappare, l'immobile è fermo lì e quindi lo possiamo tassare. E in secondo luogo, non è mai stato valorizzato quello che è un processo di sostituzione edilizia, di semplificazione, che in molte città europee è all'ordine del giorno. Io, prima che succedesse tutto questo, avevo l'abitudine di viaggiare abbastanza per lavoro. Sono stato a Oslo, sono stato a Stoccolma, sono stato a Copenaghen, sono stato ad Amsterdam, e tu vedi, senza arrivare a Londra, dove è fine eccessivo probabilmente, e tu vedi le città in fermento, città dove, a fronte di una pianificazione fatta ad alto livello, si ha poi la possibilità di trasformare la città, ricostruire la città, ok? Quindi il problema della burocrazia, dei lacci e lacciuoli che vanno a bloccare la legislazione italiana è sacrosanto. Se questi lacciuoli metti anche le mille proroghe, è chiaro che il sistema diventa molto difficile da gestire. Tuttavia, bisogna, ovviamente, una volta individuati quelli che sono i problemi, bisogna cercare, secondo me, di fare di necessità virtù, e bisogna cercare di trovare una soluzione. Allora, il problema del permesso di costruire, della lentezza del rilascio del permesso di costruire, è un problema che ormai caratterizza tutti i principali centri urbani. L'ultimo permesso di costruire che abbiamo ottenuto a Milano è stato rilasciato dopo un anno, a fronte della presentazione di qualcosa tipo 450 tavole, di cui molti doppioni che venivano poi impacchettati e mandati ai vari uffici comunali, dall'ufficio acque metropolitane all'Ucredil, all'ufficio tecnico, alla paesaggistica e quant'altro. E siamo nella civilissima Milano, ok? Quindi non siamo in qualche comune scapestrato poco funzionante, siamo a Milano. Quindi i tempi sono sicuramente un problema. È chiaro che una volta che, come dire, sai che i problemi sono questi, cerchi di ovviare, ovvero
il permesso di costruire in un contesto come questo, se non l'avevi ancora ottenuto, è probabile che, se non è una proroga lunga, devi per forza gestire in altro modo. Oppure fai, come abbiamo cercato di fare in alcuni casi, un'indagine per capire se il permesso di costruire, che è tipico di un'operazione di sostituzione edilizia, può essere utilizzato anche se le detrazioni sono scadute. Perché? Concentriamoci sul caso della sostituzione edilizia, ovvero sostituzione edilizia, permesso di costruire, demolisco, ricostruisco e ho il 110% su 96.000 euro per ogni unità immobiliare che vado a vendere a persone fisiche entro 18 mesi dalla fine dei lavori. È però vero che c'è un interpello dell'Agenzia delle Entrate che ci dice che il preliminare vale come generazione del credito. Quindi, se io faccio il preliminare anche sulla carta, io ottengo il credito, ok? Io ottengo la possibilità di fruire del credito. A questo punto il problema si sposta, ed ecco che qui abbiamo fatto un interpello dell'Agenzia delle Entrate, se questo credito può essere fruito anche se i lavori sono finiti dopo la scadenza del bonus. È vero che in questo momento la scadenza del bonus è stata spostata a fine 2022, però a tutti gli effetti, se venisse data risposta positiva a questo interpello, dato che la possibilità di fruire del credito già c'è col preliminare, quindi si fa l'operazione, si fa il permesso di costruire, quindi il permesso di costruire, impieghiamo un anno ad ottenerlo, però poi si fa la demolizione di costruzione preliminare appena si ha qualcosa sulla carta. A questo punto basta alienare in qualsiasi momento, in tempi ragionevoli, evidentemente non dopo 10 anni, ma in tempi ragionevoli, cioè finire i lavori in tempi ragionevoli, e automaticamente, anche se li abbiamo finiti dopo la scadenza del bonus, abbiamo comunque la possibilità di fruire del credito. Ecco, questo è un aspetto importante. È ovvio che è stato, da che cosa è nato l'interpello che abbiamo posto all'Agenzia delle Entrate a inizio ottobre? È nato dal fatto che c'erano, appunto, come diceva Pier Giorgio, delle operazioni che dovevano partire e sicuramente non avrebbero terminato il ciclo di realizzazione dell'opera entro il 31/12/2021, all'epoca si ragionava ancora sul 2000-2021, e quindi ci si è preoccupati se in queste condizioni si potesse comunque fruire del credito che è maturato col preliminare, anche se i lavori finiscono dopo la fine del bonus. Aspettiamo la risposta, ma in generale alcuni interpelli dell'Agenzia delle Entrate hanno fatto capire che in realtà quello che conta è vendere l'immobile. Quindi chiudere l'operazione con la vendita dell'immobile, indipendentemente da quello che è lo stato dei lavori. Cioè, tu teoricamente potresti vendere l'immobile anche sulla carta con lavori non finiti, ma questo ti darebbe la possibilità di chiudere il meccanismo del 110. Questo darebbe la possibilità, evidentemente, di ridurre quelli che sono i tempi di realizzazione e successiva alienazione, e quindi avreste la possibilità di utilizzare il bonus. E ovviamente questo sarebbe un vantaggio per lo sviluppatore. Altro aspetto che secondo noi è importante: dare delle garanzie sul prodotto finale. Cioè, uno dei problemi è come fare programmazione lato ricavi, quindi come faccio a sapere a che prezzo posso andare a vendere quando avrò finito l'opera. Da questo punto di vista abbiamo visto alcune operazioni condotte con successo in regioni, non a Milano, ma in alcune regioni italiane, dove la garanzia, diciamo, di un contratto all inclusive ha generato una grande fiducia da parte dell'acquirente sull'acquisto dell'immobile prima ancora che sia finito a un prezzo concordato. Che cosa mi riferisco? Di fatto venivano venduti anche attraverso l'utilizzo di contratti quali, diciamo, rent to buy, ma non soltanto, non fissiamo sul rent to buy, ma in generale venivano venduti degli immobili dando delle garanzie su quelle che erano i costi successivi di gestione. Cioè ti dicevano: guarda, noi ti vendiamo un immobile in classe A4, sappi che dalle stime che noi abbiamo fatto l'immobile ti costa da gestire 100 euro all'anno in termini energetici. Se tu spendi 110 euro all'anno, sappi che c'è un'assicurazione che ti rimborsa i 10 euro in eccesso. Quindi l'utilizzo di strumenti in qualche modo, passati in termini complessi, dove a fronte di uno strumento contrattuale di vendita hai anche uno strumento assicurativo, ha tranquillizzato il cliente e quindi ti ha dato la possibilità di fissare in qualche modo un prezzo di vendita che è stato recepito e accettato da subito per il cliente in fase di successiva acquisizione.
Diciamo che sono ragionamenti che possono essere magari sposati con l'individuazione di fornitori che fanno gestione dell'immobile già da subito, in modo tale che tu, oltre a quello che è il costo, gli puoi anche dire: guarda che il costo di gestione sarà al massimo X per l'immobile che tu andrai ad acquistare. Perché uno dei grossi, diciamo, uno dei motivi che fanno essere i clienti particolarmente paurosi, timorosi, e quindi cercano di non acquistare fino a quando l'immobile non è realizzato o addirittura non è già stato abitato, è proprio che non ci sono garanzie sulle prestazioni. Perché evidentemente cosa succede? Tu acquisti, ma magari la società che ha fatto lo sviluppo è stata portata in liquidazione, quindi non sai più chi andare a prendere, a tirare una giacchetta se c'è qualcosa che non funziona, e quindi non ti fidi. Se tu inizi a costruire degli strumenti complessi, è chiaro che probabilmente hai una complessità appunto maggiore dell'operazione, hai più interlocutori, ma riesci in qualche modo a ghiacciare quello che è un prodotto anche dal punto di vista del prezzo di vendita. Stai costruendo in pratica, ma per il real estate funziona bene, perché il real estate è molto vicino all'ambito finanziario, anzi è strettamente connesso all'ambito finanziario, stai costruendo delle sorte di opzioni, no? Delle opzioni di acquisto prima ancora che l'immobile sia stato realizzato, ovviamente garantendo i tuoi acquirenti su quelle che sono le caratteristiche finali, quindi stai vendendo allo scoperto, vediamo così, se fossimo in ambito finanziario diremmo che stai vendendo allo scoperto, però sono strumenti, non è che siano la panacea di tutti i mali, anzi, sono, in alcuni casi funzionano, in altri no, però bisogna cercare, a mio avviso, di trovare delle soluzioni di volta in volta innovative, proprio per far fronte a quella che è una difficoltà oggettiva di fronte alla quale noi ci troviamo quotidianamente e che non è data da noi, ma è data da una serie di leggi e di costruzioni burocratiche che hanno fortemente rallentato il processo di, diciamo, rinnovamento edilizio e di sviluppo edilizio all'interno del nostro paese. Considerate che le nostre città erano bellissime fino, diciamo, al secondo dopoguerra, si sono popolate poi di edifici che belli proprio non sono, sono sorti in seguito a necessità abitative dipendenti, ma adesso hanno bisogno tassativamente di una riqualificazione pesantissima, o perlomeno di una demolizione e ricostruzione. Cioè operazioni di riqualificazione urbana ormai in Italia se ne fanno pochissime. Probabilmente quella di Gaia Aurenti a Milano è l'ultima grande operazione di riqualificazione che, di fronte alla quale noi effettivamente possiamo dire ok, ha funzionato, ma sono, i cantieri sono ancora lì dopo più o meno 10 anni. Quindi anche questo ci dovrebbe far capire che effettivamente queste trasformazioni urbane hanno dei tempi che mal si conciliano in Italia con quelle che sono le tempistiche di un mercato in continua evoluzione. Grazie mille Luca, interessantissimi i tuoi spunti di lavoro. Dimmi. Ma volevo, giusto per concludere questo argomento, velocissimo, a Luca. Velocissimo perché Pier Giorgio abbiamo la chat che si ripete. No, velocissimo, velocissimo per capirci. Io ho visto una risposta all'interpello 515 che praticamente la fine lavori deve coincidere con il termine del bonus, cioè se scade 31/12/2022, quindi a prescindere dalla vendita, quindi del contratto preliminare, al 31/12/2022 devi depositare la fine lavori. Però quello che dicevi tu mi sembrava un po' differente. Non so se volevi puntualizzare velocissimo. Dunque, non è l'interpello che abbiamo presentato noi. Quello lì, se non ricordo male, l'interpello 515, diceva nella fattispecie che alla chiusura, diciamo alla scadenza del bonus, deve essere alienato l'immobile, ok? In condizione di poter essere agibili. Perché evidentemente quello che ti dicono è tu devi vendere l'immobile in modo tale che sia agibile da parte dell'utente finale. Questo, da un punto di vista del discorso fine lavori, è leggermente diverso. Cioè loro non ti hanno mai detto tassativamente tu devi aver finito i lavori, tu devi aver alienato l'immobile in condizioni agibili entro la fine della scadenza del bonus. Quindi teoricamente tu puoi averlo alienato in condizioni anche di agibilità, diciamo, o meglio, deve andare bene all'utente finale, ok? Quindi non devi vendergli qualcosa su cui lui deve metterci mano ancora, deve andargli bene. Poi il fatto che eventualmente la fine lavori possa venire dopo, su questo interpello non ci hanno ancora risposto. Perché la domanda che noi abbiamo
posto è non io te lo vendo, te lo vado a vendere, cioè io te lo vado a vendere prima della scadenza del bollo, sei tutto venduto, ma è venduto sulla carta. Però la fine lavoro arriva dopo. Di fatto io ho rispettato il dettame di aver venduto entro 18 mesi della fine lavori, perché addirittura ho venduto prima della fine lavori, posso fruire del bonus? A questo interpello non ce l'ho ancora risposto. Quell'interpello lì che effettivamente mi aveva fatto, diciamo, riflettere, però leggendo le pieghe non era devi finire i lavori altrimenti non hai il bonus. Tu devi vendere in condizioni accettabili per l'utente in modo tale che l'immobile vada bene all'utente prima della fine del bonus. Quindi vuol dire che teoricamente se tu glielo vendi completamente e non hai ancora finito i lavori, non è un problema. Si pone un altro problema, quello della separazione, piuttosto. Cioè tu, dato che stai lavorando con un sisma bonus acquisti, dovresti andare ad asseverare dopo la scadenza del bonus attraverso la piattaforma quelli che sono, quello che è il duplice stato di classe e quelli che sono i prezzi comuni. Ti segnalo a proposito che nelle pieghe del decreto requisiti ecobonus c'è scritto che la fine, lo stato avanzamento lavori finale deve essere presentato entro 48 mesi dalla scadenza del bonus, ok? Quindi di fatto tu hai, diciamo, hai la possibilità di fare lo stato avanzamento lavori entro 48 mesi, ok? Perché questo? Ovviamente questo non vuol dire che lo ne fruirai, ma ti dà la possibilità di non perdere quelli che hai utilizzato in precedenza. Nelle pieghe del decreto requisiti ecobonus, che cosa c'è scritto? Primo SAL, secondo SAL, tu comunque devi dichiarare che hai finito i lavori. Devi dichiararlo entro quanto? Entro 48 mesi dalla fine della scadenza del bonus. Questo vuol dire che se finisci dopo, evidentemente, o meglio, se paghi tutto prima e finisci dopo, non è un problema. Se paghi qualcosa dopo e finisci dopo, evidentemente è un problema, ma semplicemente quello che hai finito dopo e pagato dopo non riesce a portare in detrazione. Ma almeno i lavori sono finiti e quello che hai presentato prima e portato in detrazione prima non è perso. In questo momento non ci sono indicazioni qualora, il discorso ecobonus, tu abbia fatto due stati avanzamento lavori e poi tu non abbia finito i lavori. A quel punto lì mi viene da pensare, ma è una mia interpretazione, che tu vada a perdere quanto hai portato in detrazione inizialmente, perché di fatto i lavori devono comunque essere conclusi prima o poi. Luca, ti chiedo questa cortesia, magari se riesci a dare un'occhiata alle domande che sono in chat, così iniziamo a rispondere a loro. Poi ci saranno delle domande da parte di Ruggero Spagliarisi, che sarà poi lui a concludere questo nostro incontro. Quindi magari se inizi a dargli un'occhiata. Partiamo dalle prime, vediamo se... Partiamo dalle prime. La prima è legata al discorso del residenziale. Confermo che per quanto riguarda le onlus c'è stato un chiarimento, mi sembra, nelle audizioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ruffini, o sulle MEF, sulle FAQ del MEF, che solo per le onlus si possono utilizzare immobili anche non a prevalenza residenziale. Quindi quanto viene chiesto è corretto, lo confermo, si parlava di condominio solo residenziale, mentre quando si parla di onlus evidentemente non si può parlare di condominio, perché se un immobile è di un onlus non può essere un condominio. Comunque, confermo che per le onlus anche non residenziale, ma anche per le società sportive anche non residenziale. Segnalo che la definizione di onlus è sancita in modo esplicito all'interno di un decreto legge che dovrebbe essere 460 del 97, se non ricordo male, ed è molto interessante perché diverse società, diverse strutture possono, diversi enti possono entrare all'interno della definizione di onlus e quindi possono per il loro patrimonio operare per poter, utilizzando il 110%. Poi, dunque, c'è una domanda che riguarda il general contractor. Quali sono le caratteristiche del general contractor? Allora, il general contractor non ha caratteristiche specifiche, non è una specie a sé stante. Il general contractor non è nient'altro che un'impresa, una società, una persona giuridica evidentemente, dotato di grande capacità finanziaria, che si intesta l'intero appalto. Il general contractor nasce in ambito pubblicistico,
E la figura del general contractor è sancita, se non ricordo male, dagli articoli dal 194 al 199 del codice degli appalti pubblici, e di fatto è il soggetto che si intesta globalmente l'intera opera, paga tutti i soggetti che in qualche modo sono interessati, paga quindi le imprese, paga i professionisti, non può pagare soltanto il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, perché ci potrebbe essere un conflitto di interesse tra soggetto controllante e soggetto controllato. Il general contractor in realtà ha una caratteristica di essere dotato, non lo dice, diciamo, non lo dice la legge, lo dice l'esperienza, di essere dotato di sufficiente capacità organizzativa e grande capacità finanziaria, perché soprattutto nel meccanismo del 110 il general contractor anticipa e poi evidentemente va in banca per liquidare i crediti d'imposta che ha maturato attraverso il meccanismo dello sconto di fattura. Paga anche i professionisti, evidentemente. C'è da dire che, e non ho nessun tipo di problema ad ammetterlo, che in qualità di professionista che lavora con il general contractor chiedono, diciamo, espongono la tariffa professionale piena e poi ovviamente riconoscono meno al professionista, non è un problema evidente. Perché genera contratto sulle attività professionali, così come sulle attività delle imprese, sostiene delle spese, ha degli anticipi di cassa. Quindi normalmente si considera che detto 100, quello che sarebbe il prezzo comune, di una tariffa professionale piuttosto che di un lavoro, il genera contratto chiede uno 2,30%. Ovviamente lo sa lui come costo che deve sostenere. Poi, dal punto di vista dell'esposizione al cliente finale e dello sconto in fattura, lui carica la tariffa piena, il prezzo contro pieno. Ma questo è inevitabile, perché stiamo parlando di un operatore che di fatto anticipa e ha dei costi di struttura. Ci sono general contractor più industriali, cioè imprese esecutrici che sono diventate general contractor. Ci sono general contractor più energetici, cioè le grandi società energetiche che hanno molte tasse da compensare, perché possono compensare anche con le accise, e grande liquidità, che sono diventate general contractor. Sono sorti dei general contractor finanziari. I general contractor finanziari sono essenzialmente delle finanziarie, appunto, che hanno un grande accesso alla liquidità di banche piuttosto che di istituti di credito, e grazie a questa grande liquidità riescono a fare operazioni, a ripetere operazioni, muovendo grandi quantità di denaro. Normalmente dal punto di vista tecnico sono abbastanza scarsi, perché non hanno una struttura tecnica al loro interno, ma lavorano esattamente come una finanziaria, cioè intercettano delle opportunità, intercettano delle imprese esecutrici, dei professionisti, fanno matchare domanda e offerta e ovviamente derivano un vantaggio da un punto di vista economico. È chiaro che questi qua, essendo anche quelli più leggeri da un punto di vista delle spese fisse, dei costi fissi, sono anche quelli più interessanti da un punto di vista di sconto che devi concedergli nel lavorare per loro, perché normalmente hanno costi fissi più bassi e quindi trattengono un margine del 15-20% su quello che è l'importo del prezzo conto. In generale, il general contractor deve avere un ruolo all'interno dell'operazione, perché altrimenti il margine del general contractor non può essere portato in direzione. Cioè il passacarte, tanto per dire, di fatto non può avere margine e di conseguenza c'è la necessità di, come dire, individuare un'attività per quanto riguarda un'attività sostanziale per quanto riguarda il general contractor, perché affinché le sue spese possano, meglio i suoi costi possano essere portati in detrazione, meglio il costo del general contractor, corretto, possa essere portato in detrazione, è necessario che il ruolo del general contractor sia correlato con quello che è l'attività di riqualificazione dell'immobile. Cioè il passacarte in sé per sé non va bene, mettiamolo in questo modo. Ormai i general contractor in Italia si trovano ovunque, nel senso che ci sono general contractor dappertutto, ci sono probabilmente più general contractor che imprese esecutrici. In questo momento quello che mancano sono le imprese esecutrici, e in particolare le imprese esecutrici che sappiano fare i lavori bene. Questo è, secondo me, un peccato, ecco, questo è sicuramente un peccato, perché si è inseriti immediatamente nella fascia finanziaria dell'operazione e non nella fascia economica, dove si deve sviluppare economia reale e fare lavoro reale.
ma questo è quello che si è verificato. Vado avanti con leggere le domande. C'è la domanda del nostro Francesco che poi in realtà così chiarisce un dubbio che anch'io non mi sono ancora tolta, quindi mi unisco alle domande di Francesco. Allora, penso che essendo in chat la possiate leggere tutti, quindi la leggo in modo silente per me. Ah, ok, sì, questo chiamiamolo così, sistema bonus acquisti. Cioè, Luca, che ha un'impresa di sviluppo, demolisce, ricostruisce e poi va a vendere le unità immobiliari finali. Allora, il sistema bonus acquisti si sviluppa sulle unità immobiliari finali. Io posso avere un D7, tipica situazione, demolisco, ricostruisco, faccio 100 a 2, ok? E su queste 100 a 2 io ho 96.000 per 110 per 100 euro. Quindi ho qualcosa tipo 10 milioni e mezzo di euro a disposizione. Di credito. Scusa Luca, anche sull'ecobonus vale? Allora, questo vale solo sul sisma. L'eco bonus, c'è un'interpretazione che è stata data, a me piace molto e ci credo molto, però è stata data da dei colleghi del Sole 24 Ore, cioè Luca De Stefani e Giampaolo Dosoni, secondo cui l'eco bonus non può essere utilizzato super eco al 110% quando demolisco e ricostruisco, ma se avevo ad esempio 10 unità immobiliari prima di demolire e ricostruire riscaldate, che in caso di demolizione e ricostruzione avrebbero potuto godere dell'eco bonus aliquote ordinarie, allora potrei utilizzare come bene merce l'eco bonus su quell'unità di partenza e aggiungerlo al sisma bonus sull'unità di arrivo. Quindi, dato in parole molto povere, secondo questa interpretazione, che funziona a mio avviso, ma ovviamente bisogna capire se il gioco vale la candela, secondo questa interpretazione non avrei soltanto il sisma bonus acquisti per l'acquirente, ma avrei per me, sviluppatore, l'eco bonus da riqualificazione generica con l'aliquota ordinaria, quindi dal 50% al 75%. È un'ipotesi implausibile, non è mai stata applicata, io l'ho proposta in più occasioni, normalmente si profilava uno scenario rischioso, tale per cui a fronte di già, non so, 105 per X unità immobiliari d'arrivo, lo sviluppatore non ha mai voluto proseguire, cioè si è sempre accontentato. Sinceramente ritengo che abbia fatto bene, nella misura in cui è inutile rischiare delle contestazioni insomma, superflue. Già con col sisma bonus acquisti, in condizioni probabilmente su Milano no, ma in condizioni di mercato povero, rischi veramente di riuscire a comprarti la casa spendendo 50.000 euro di qualche casa in primo locale. Penso a certi mercati immobiliari poveri della provincia italiana, dove il costo di alienazione a metro quadro 2.000-2.500 euro, con sisma bonus acquisti, effettivamente su 100 metri quadrati compra 1.500 euro a metro quadrato. E chiaramente il vantaggio economico è decisamente forte. Diciamo l'eco bonus quando non è possibile il sisma bonus, cioè se siamo in zona sismica 4. Diciamo che l'eco bonus sì, ma l'eco bonus dei requisiti, cioè l'immobile di partenza deve essere riscaldato, l'eco bonus lavora sempre sull'unità immobiliare di partenza e per fare un lavoro ben fatto l'eco bonus dovrebbe essere utilizzato soltanto per le spese che vanno a ricostruire la volumetria esistente, cioè tutto ciò che è un ampliamento non rientra come spesa agevolata per l'eco bonus. Mentre se vai col sisma bonus acquisti, avevi una cuccia per cani, la demolisci, tiri su la torre Unicredit e suoni l'unità immobiliare, tu hai, indipendentemente dalla volumetria che avevi all'inizio, 96 per 110 mila euro. Allora, vado avanti con... Ecco, giusto perché la domanda di Francesco diceva se si considerano unità esistenti. Allora, se si considerano le unità esistenti sono due cose diverse. Cioè, io considero le unità esistenti se faccio l'operazione come sviluppatore e quello un bene merce. Quindi il credito d'imposta me lo tengo io, sviluppatore, con aliquota ordinaria. Se invece considero l'operazione come alienazione, quindi non le sisma bonus acquisti spetta a chi acquista, evidentemente,
a quel punto lì contro l'unità d'arrivo, e ci sta in questo momento anche il 110%. Sono due cose diverse. Io come sviluppatore, se considero unità esistenti, quello è un bene merce e ho le aliquote ordinarie. Se considero l'unità d'arrivo e l'alienazione, a questo punto quello non è più un bene merce, è sì un bene merce, ma la detrazione spetta a chi acquista, che con lo sconto in fattura la dà a me la detrazione, ma ufficialmente spetta a lui la detrazione, non spetta a me. Allora, le spese professionali super bonus, su totale intervento per singolo intervento, ok. Allora, le spese professionali vengono determinate col decreto ministeriale del 2016. Come vengono spalmate? Tecnicamente devono essere congrue, quindi determinate col decreto ministeriale, al massimo devono valere quanto previsto dal decreto ministeriale, e vanno a, diciamo, definire quella che è la capienza. Cosa vuol dire quella che è la capienza? Ogni intervento ha, in funzione del tipo di intervento, del numero di unità immobiliari, una capienza massima di spesa. Quindi significa che se io faccio un intervento di riqualificazione energetica, per farla semplice, su un edificio unifamiliare, e vado in 110%, avrò 50.000 euro di detrazione per 50.000 euro di spesa, scusate, per l'involucro, 30.000 euro di spesa per l'impianto, e quindi avrò 88.000 euro di detrazione, la sto facendo prima. Le spese professionali dovranno essere all'interno di quel 50 più 30, che sono spese professionali e IVA incluse. Evidentemente le spese professionali lato strutture dovranno gravare sulle spese professionali, cioè sulle spese, sulla capienza del sisma bonus. Le spese professionali lato energia o impianti dovranno gravare sulla capienza lato eco bonus. Poi l'applicazione del decreto ministeriale sulle tariffe è tale per cui tu metti un ammontare della spesa, dei lavori, pardon, e lui ti tira fuori tutto e diventa difficile capire cos'è uno e cos'è l'altro. Però l'effetto principale delle spese professionali è che incidono sulla capienza massima di spesa dell'intervento. Quindi bisogna fare attenzione, perché per interventi piccoli le spese professionali rischiano di portare via tipo il 20% della capienza massima. Perché, come sapete, le spese professionali hanno un'incidenza più alta per i importi dei lavori piccoli, in più hanno IVA al 22%, mentre i lavori hanno IVA al 10%, molto spesso le spese professionali hanno anche il 4% di cassa. Il risultato è che se si somma tutto questo, magari su 50.000 euro di spese all inclusive per il cappotto, 20.000 sono di spese professionali. E questo non fa mai molto piacere né al committente né alle imprese esecutrici. Allora, vado avanti. Dunque, il tema di mettere prima fine del bonus, dalla fine dei lavori, che la fine dei lavori all'interno del sistema bonus. Allora, questa domanda è quella che aveva posto prima Pier Giorgio, cioè la fine lavori, diciamo che è stato specificato all'interpello non tanto il discorso fine lavori, quanto alienazione in condizioni agibili per l'utente, e quindi automaticamente si è pensato al discorso fine lavori. In realtà, teoricamente, il concetto era devi venderlo prima della fine del bonus, detto in parole molto povere, e viene da sé che per venderlo tu devi necessariamente aver finito tutto, altrimenti nessuno ti comprerà mai qualcosa definitivamente sulla carta. Però ecco, io a questa domanda aspetterei che diano risposta all'interpello che abbiamo posto, perché evidentemente quell'interpello era proprio mirato a capire questo, cioè se io vado a vendere tutto prima della fine del bonus, ma la fine dei lavori arriva dopo, se comunque valgo. Quindi lascerei un attimo un punto interrogativo su questo tema, perché soltanto l'interpello in questo momento può rispondere. Segnalo che se il nostro interpello avesse una risposta positiva, ci sarebbe la possibilità appunto di comprare, di vendere il credito allo scoperto, proprio di vendere il credito prima ancora di iniziare il cantiere, solo sul presupposto che io vado a finire a vendere in tempi accettabili, nei tempi previsti dalla legge. E questo vuol dire avere un finanziamento non bancario, ma avere liquidità per iniziare il cantiere senza necessariamente passare dalla centrale dei rischi. Quindi questo cambierebbe, secondo me, molto dal punto di vista della fattibilità di ogni intervento, perché darebbe veramente la possibilità di
realizzare operazioni senza necessità di utilizzare finanziamenti importanti erogati dalle banche. E questo vuol dire ripetere le operazioni contemporaneamente. Allora, intanto che leggi la prossima domanda, volevo ringraziare Felice Vai e sua la prossima domanda e tutti gli amici di CDO Energia che vedo presenti per la bellissima collaborazione che è nata in questo anno fra di noi, che ha portato poi anche a conoscerti, quindi grazie agli amici di CDO Energia. Sì, sicuramente Felice è un amico e infatti ne approfitto, se è da qualche parte qui collegato, anzi sicuramente lo è, lo saluto tanto, non lo vedo, eccolo qua, adesso lo vedo, la sua fonte a chioma, lo vedo perfettamente. Faccio un saluto, Felice. Allora, vediamo un po', se ho due interventi trainanti, i trainanti possono essere indifferentemente dal trainante? Allora, il concetto di trainante deve essere scisso, cioè trainante sisma e trainante eco. Il trainante eco traina dietro di sé qualsiasi cosa, quindi interventi fotovoltaico, colonnine di ricarica, accumuli, interventi energetici generici, cioè interventi d'articolo 14 di L63. Quindi il trainato può essere qualsiasi. Il trainante sisma traina dietro di sé soltanto il fotovoltaico e l'accumulo. Quindi in realtà bisogna capire come andare a incardinare il trainato all'interno dell'operazione. Se faccio sisma posso solo trainare il fotovoltaico. Se faccio eco posso trainare fotovoltaico, infissi, colonnine di ricarica e quant'altro. Quindi non è, perché purtroppo c'è la circolare dell'Agenzia delle Entrate che da questo punto di vista è un po' fumosa, però il trainante in assoluto è l'energetico. Il sismico è trainante soltanto per la parte di fotovoltaico e sistema di accumulo. Un intervento, scusa Luca, se un intervento sia il sisma che l'eco? In quel caso lì posso scegliere, perché... Indifferentemente in uno o nell'altro? Esattamente, indifferentemente in uno o nell'altro. Indifferentemente in uno o nell'altro. Considera che il... lì è un aggiornamento legato alla capienza, cioè... Il sisma alla fine lavora sempre sulla capienza dettata dall'articolo 16 bis, comma 1, lettera I del TUIR. Quindi tu hai 96.000 euro che o usi per il sisma, o usi per la ristrutturazione, o usi per entrambi, ma sempre 96.000 euro hai. Poi hai il fotovoltaico che invece lavora a sé stante perché è una nuova fattispecie di detrazione, e poi hai il supereco che lavora a sé stante. Quindi sta un po' a te capire come comporre le cose in modo tale che ti convengano, ok? Sta un po' a te. Considera anche che il fotovoltaico in questo momento sconta un grande punto interrogativo, ovvero sulla circolare dell'Agenzia delle Entrate parrebbe esserci la possibilità di portare in detrazione 48.000 euro per il fotovoltaico per singola unità immobiliare e 48.000 euro per sistema di accumulo a edificio. Quindi io ho un sistema d'accumulo per l'edificio, 48.000 euro, 20 unità immobiliari, quindi 20 per 48, 960.000 euro di fotovoltaico. Ma la mia domanda è davvero così? Perché cioè, così hanno scritto, ma evidentemente mi sembra talmente forte come detrazione che non vorrei mai che in qualche momento qualcuno bussasse e mi dicesse guarda che non è proprio così, no? Quindi diciamo, la costruisci come vuoi, sempre facendo molta attenzione a costruire nel modo meno rischioso possibile, perché questa è una mia opinione, quindi ribadisco e voglio che sia chiaro, secondo me gli anni futuri passeranno tantissimo a controllare e la minima incertezza porteranno via, cioè contesteranno e incardineranno le detrazioni che tu hai chiesto in recupero dell'illusione fiscale o dell'evasione fiscale. Quindi vorrei evitare contestazioni sfortunate da questo punto di vista. Grazie. Allora, dunque, possiamo fare degli esempi di finanziarie che acquistano i crediti. Sono le banche che acquistano i crediti. Le banche acquistano i crediti a un valore che, diciamo, oscilla tra il 102 e il 100%. Normalmente 102, 103 lo acquistano dai privati, 100 lo acquistano, quindi 100 su 110, 102, 103 su 110,
100 lo acquistano dalle imprese sui 5 anni di detraibilità, all'80% del valore sui 10 anni di detraibilità. In realtà, quando acquistano da privato, se c'è un finanziamento alle spalle autoliquidante, normalmente le principali banche cosa fanno pagare? L'1% per l'attivazione della pratica, un interesse passivo del 2,5-4,5% sullo scoperto, e poi ovviamente ti comprano il credito al 102%. Però se vi fate due calcoli scoprirete che in realtà te lo stanno pagando al 99% su 110%, perché evidentemente a costo della pratica e interessi passivi alla fine il valore è esattamente quello. Finanziarie che acquistano, in realtà di società finanziarie che acquistano il credito ce ne sono, solo che lo comprano a 10 punti in meno rispetto alle banche. Noi abbiamo avuto a che fare con società finanziarie che hanno alle spalle dei fondi di investimento, loro comprano a 10 punti in meno per piccoli volumi, ma arrivano addirittura a 4 punti in più per grandi volumi. Però voi dovete arrivare con un pacchetto tipo 500 milioni di euro di credito, e allora effettivamente ve lo comprano a 103-104. Ma capite che la marginalità che ci sono dietro questi grandi volumi, tale per cui il meccanismo funziona. Allora, infine il limite massimo di detrazione, contano le unità finali come appartamenti o anche l'autorimessa e cantine si accatastate separatamente? Un investitore immobiliare può scegliere senza alcun problema se usufruire di bonus o scegliere l'acquirente d'appartamento? Il bonus non deve seguire l'immobile? Allora, partiamo dal limite massimo di detrazione. Autorimessa e cantine, cioè le pertinenze, più che autorimessa e cantine, quindi... Pertinenza vuol dire un C2, un C6 al massimo per ogni unità immobiliare. Rientrano all'interno del calcolo della capienza. Per il sisma bonus questo è pacifico. Quindi se io ho 10 unità immobiliari e 10 pertinenze e vado a riqualificare l'immobile, la capienza è calcolata su 20 unità immobiliari. E quindi ho una grande capienza. Quello che stiamo cercando di capire e non ci rispondono, perché non c'erano ancora risposte, e se questo valga anche per l'eco bonus, anche se le pertinenze non sono riscaldate. Perché ci sono alcuni colleghi che dicono che sì, l'Agenzia delle Entrate ha detto che vale anche per le pertinenze e quindi anche per l'eco bonus, la capienza viene calcolata sulle pertinenze. Ma noi abbiamo analizzato tutti i documenti di risposta, da nessuna parte hanno detto che questo è vero anche se le pertinenze non sono riscaldate. E siccome le pertinenze difficilmente sono riscaldate, perché i garage e i depositi difficilmente sono riscaldati, quello che noi facciamo è continuamente mandare dei quesiti all'Enea, che finora ha sempre risposto in modo un po' evasivo, per capire se la capienza possa essere calcolata anche se le pertinenze non sono riscaldate. Se mi rispondono così, io sono tranquillo, perché poi il controllo tecnico lo fa l'Enea. Ma fin quando non mi rispondono in questo modo, evidentemente... io ho sempre il dubbio che per il sisma bonus le pertinenze rientrano, ma perché le pertinenze fanno parte della struttura e quindi va bene, per l'eco bonus rientrano ma soltanto se sono riscaldate. E dato che ovviamente poi questo cambia parecchio la situazione, evidentemente voglio tutelarmi prima di dare una risposta specifica. Allora, un investitore immobiliare può scegliere senza alcun problema se usufruire di bonus o cedere l'acquirente d'appartamento? Dunque, per il sisma bonus acquisti no, è l'acquirente d'appartamento che sceglie se fruire del bonus o chiedere lo sconto in fattura e quindi lasciarlo allo sviluppatore. Per tutti gli altri bonus la risposta è sì, nel senso che il bonus segue l'appartamento, però all'atto del contratto di compravendita si può mettere per iscritto che il bonus se lo tiene lo sviluppatore, quindi se lo tiene chi ne avrebbe avuto diritto inizialmente. Evidentemente questo deve poi ripercuotersi su quello che è il valore finale dell'immobile, cioè non può essere un bonus che mi tengo e non ti faccio nessun tipo di sconto, ma evidentemente deve essere un bonus che mi tengo a fronte di uno sconto che ti sto concedendo. I bonus comunque, confermo, seguono normalmente l'immobile. Quindi se un sisma bonus acquisti è direttamente l'acquirente.
tutti gli altri bonus seguono l'immobile e di conseguenza è sempre meglio, ecco, avere un contratto blindato tale per cui sia messo per iscritto che il bonus viene tenuto dallo sviluppatore e non viene ceduto all'acquirente, il quale ovviamente gode di questo fatto grazie a un prezzo scontato, che era poi quel ragionamento che avevamo fatto precedentemente insieme. Questa è una considerazione di Eleonora. Ritengo che la difficoltà di questa legge è avere i validi tecnici che calcolino tutto prima di procedere all'intervento. In realtà il problema di questa legge è che è una legge trasversale, che richiede figure, richiede più dei team di lavoro, e questo è un discorso che con Felice abbiamo affrontato più di una volta, ovvero il problema di questa legge è che da solo il tecnico non può affrontarla, ma ha bisogno di interfacciarsi con l'avvocato, ha bisogno di interfacciarsi con il commercialista o la grande società di tax and legal, ha bisogno insomma di creare un team che sappia dialogare e sappia affrontare un problema complesso. Ecco, la struttura tecnica italiana ad oggi non è assolutamente in grado di fare questo. Cioè, attualmente la struttura tecnica italiana è stata certificata da una lettera del Consiglio Nazionale Ingegneri al governo. La struttura tecnica italiana media è composta da 1,5 persone, 1,3 persone, che è un numero risibile, assolutamente inadeguato ad affrontare una legge complessa come quella del 110% o in generale il meccanismo delle detrazioni. Perché non ce la fai? Perché lo puoi fare su un edificio unifamiliare, ma quando la complessità inizia ad aumentare è evidente che hai bisogno di una struttura alle spalle, grossa, probabilmente anche pesante dal punto di vista dei costi da sopportare, ma è l'unico modo con cui puoi far fronte a una legislazione di questo genere, e soprattutto non puoi affrontarla da solo. Hai necessariamente bisogno della presenza di figure con competenze diverse con cui dialogare in strettissimo contatto. Prima dicevo del dialogo che ad esempio con l'avvocato Palma abbiamo dialoghi con altre strutture che si occupano di tax and legal, anche multinazionali che si occupano di tax and legal, ma perché è inevitabile, se tu vuoi affrontare un meccanismo che parla di tecnica, parla di economia, parla di finanza, parla di diritto, parla di di fisco, o hai 80 lauree oppure costituisci un team e con questo team lavori e cerchi di affrontare caso per caso, anche perché ogni situazione è tailor-made. Ogni situazione deve essere risolta in modo specifico, non esiste un unico modo di risolvere le cose, c'è un unico approccio scientifico rigoroso, ma non c'è un unico modo di risolvere le cose. Anche il 110 non è la panacea di tutti i mali, molto spesso ci sono quelli che si concentrano sul 110, ma non è la panacea, cioè 110 può essere una soluzione, ma non è detto che sia la soluzione. Molto spesso utilizzare aliquote ordinarie è meglio che utilizzare il 110, ma l'abbiamo visto in più di un caso. Allora, ultima domanda da Pier Giorgio: il credito cedibile dall'azienda che vende deve essere uguale allo sconto in fattura indicato al cliente finale? Allora, lo sconto in fattura è quello che genera il credito, cioè se io faccio lo sconto di 100 genero 110 di credito. Questo sconto non è solo monetario, cioè non è sui ricavi, quindi 200 di costo per il cliente, faccio lo sconto di 100, io però pagherò IVA su 200, incasserò soltanto 100 e basta, cioè ok, ovviamente più 100 più IVA succede, o meglio facciamo al contrario, 200 più 10% di IVA, quindi 220, faccio lo sconto di 100, ok, incasserò quindi 120, genero un credito di 110, verserò IVA pari a 20. Quindi e pagherò le tasse su 200. Quindi diciamo che quando dicono che il meccanismo è a sbalzo per lo Stato, primi anni proprio tanto a sbalzo non è, perché ho un incremento degli introiti IVA. Devo comunque pagare le tasse su ricavi che non ho monetizzato, ho avuto ma non ho monetizzato. E poi evidentemente potrei avere una plusvalenza al lato della cessione del credito, ma normalmente al massimo una minusvalenza, quindi di fatto incasso un po' meno di liquidità rispetto a quella che ho ceduto al
fittiziamente alla banca. Quindi la risposta è: lo sconto in fattura genera l'ammontare del credito, ma lo sconto in fattura non è uguale al credito, a meno che non si vada con l'aliquota ordinaria. Ma con 110 lo sconto in fattura genera l'ammontare del credito. Se invece vado con aliquote ordinarie, 100 più IVA 10%, quindi 110, 90% di traibilità, quindi siamo 99, ok? Quindi faccio lo sconto in fattura pari a 99, il mio committente mi verserà 11, ma io dovrò andare a versare 10 di IVA al primo versamento trimestrale o mensile. Quindi anche questo è un aspetto importante, perché è vero che una partita di giro l'IVA, ma rischia di mandarmi in tensione finanziaria. Ci avviamo alla conclusione. Vorrei ringraziare tantissimo Luca, veramente preziosissimo, e passare la parola a Ruggero Spagliaresi, così ci racconta lui la chiusura di questo incontro. Ruggero, com'è andata? Credo che abbiamo fatto un'ora e mezza, grazie a Luca, veramente di grande lavoro, e siamo entrati proprio sul pezzo, no? Per cui ti ringraziamo tanto. Credo che la vivacità delle domande indica proprio la vivacità e l'attenzione che c'è rispetto a un tema che credo sia una grandissima opportunità per tutti, cioè per i costruttori, per le imprese come sviluppatori immobiliari, per i clienti, cioè coloro che acquisteranno, e credo per tutto il patrimonio edilizio, perché c'è una possibilità, come dicevi tu, di rinnovamento del patrimonio edilizio. Porta a casa due o tre osservazioni velocissime, vado perché siamo alla fine, che tu hai dato nel tuo lungo speech. Mi sembra il fatto di fare attenzione a impostare in modo corretto fin dall'inizio tutto l'iter, perché questo permette di aver chiari i valori che ci sono in gioco e di impostare correttamente le carte e le pratiche. Non bisogna essere ingordi, no? Nel senso che il vantaggio va equamente distribuito e giocato tra il costruttore, l'immobiliarista e l'acquirente, e che lo scopo finale è quello comunque di migliorare il patrimonio edilizio, cioè non si può pensare di utilizzare tutto ciò come un escamotage senza dare veramente un valore aggiunto, e io credo che su questa idea di valore aggiunto dobbiamo giocare la nostra battaglia proprio in termini di qualità immobiliare, di qualità di sviluppo immobiliare, di qualità di imprese di costruzione. Io sono veramente grato, nel senso che abbiamo fatto un'ora e mezza veramente spedita, hai retto benissimo Luca l'assalto di mille domande, e d'altra parte le domande dicono anche, oltre che l'interesse, anche del fatto che è una normativa in continua evoluzione e purtroppo siamo in Italia non chiara, no? Per tutti i versi. Quindi credo che ci sarà bisogno di seguirla, di vedere gli sviluppi. L'ultima cosa direi grazie a tutti e buon Natale. Buon Natale a voi e alle vostre famiglie, e confidiamo in un anno di grande, a questo punto, successo per tutti questi bonus che entrano effettivamente in funzione, perché credo che oggi fosse partito solo quello del 90, no? In maniera un po' particolare. Il resto è partito solo sulle piccole unità immobiliari, ma non sui condomini. I condomini stanno ancora, almeno l'esperienza nostra, siamo ancora in assemblee condominiali cercando di capire. Quindi credo che il grosso dell'effetto si vedrà da febbraio-marzo in poi. Grazie a tutti, se devo concludere Simona, ma rilancio a te, auguri a tutti. Buon Natale, buona serata a tutti, grazie mille. Auguri.